Può parlare con l'onorevole Puglisi. Ma bellissimo questo servizio che avete fatto sui farmaci. C'è un piccolo problema. Non c'è nel disegno concorrenza. L'unica cosa positiva di un delirante disegno di legge, questo non c'è, che avrebbe fatto risparmiare e molto gli italiani per quanto riguarda i farmaci. Non c'è più. Allora, no, mi faccia finire, poi voglio sapere, perché lei è una deputata. Allora, il problema di questo disegno, io più lo leggo e più trovo che è delirante, perché è stato scritto, a differenza che del passato, dalle imprese, è stato scritto dalle assicurazioni, è stato scritto dalle banche, è stato scritto dalle compagnie elettriche, no? Ed è stato scritto sempre dalle banche e dalle assicurazioni per vedere di capire tutto il mercato delle compravendite immobiliari sotto i 100.000, facendo in buona sostanza annegare un servizio fondamentale che è quello della tutela legale che fa il notariato nel nostro paese. Allora, rapidamente, vada alle 30 critiche, secondi. Perché questa è presunzione di reato, diciamo. Il reato qual è? Il reato è quello che, se non c'è chiarezza e tutela, per cui uno non va a vedere bene nei registri legali, c'è il rischio che c'è riciclo di denaro malavitoso, c'è il rischio di rapine. Cosa manca dal disegno di legge delle liberalizzazioni del governo? Cosa manca? Allora, manca quello che ho detto prima, dei farmaci, e poi dovrebbe essere cancellato tutto il resto, perché è abominevole. Faccio solo un esempio, ne ho fatti prima altri, ma insomma, se uno deve cambiare, un cittadino vuole cambiare compagnia telefonica, ha le penali. Ma stiamo scherzando? Un cittadino che con la compagnia... E poi Friedman. Allora, chiudo. Utilizzo io un termine che utilizza il Presidente del Consiglio. Si rottami questo disegno della concorrenza. Perché Puglisi. Un governo difende prima i cittadini, prima delle imprese. Tre filetti. Il governo Renzi è il primo governo che fa la legge annuale sulla concorrenza. No. Che nel 2009 appunto l'antitrust ha dato appunto questa direttiva al governo. Ogni anno i governi hanno l'obbligo di fare questa legge. L'ultimo a lenzuolata fu proprio del centro-sinistra nel 2007 con Bersani, dopodiché più nulla nel 2008, pochissimo il governo Monti con alcune liberalizzazioni. Nulla piuttosto che aiutare Federe Elettrica che imbroglia le famiglie. Nessun imbroglio. Ma come nessun imbroglio? Farmaci, ci sono 90.000 case. Lasciamo rispondere. Sui farmaci di fascia C sono d'accordo con il ministro Lorenzin, per esempio. Rientrano tra i farmaci motivo per cui sono stati tolti su consiglio del Ministero della Salute. Perché tra i farmaci di fascia C, per esempio, ci sono gli psicofarmaci, che dunque necessitano di un rigoroso controllo da parte delle farmacie proprio per la loro somministrazione. Aspettate, fermatevi, torniamo a voi. Non vorrei che significasse incentivarne l'uso e l'abuso. Altra cosa, vada, ci sono molte misure positive per far risparmiare gli utenti, i cittadini, e diminuire le spese per la pubblica amministrazione. Anche è previsto un risparmio di oltre un punto di PIL entro il 2020, e i dati del disegno, Fondo Monetario disegno, sì signore, che vanno alle imprese, alle assicurazioni, alle banche, alla energia.